con telefonate in diretta. Torniamo a parlare di privacy e coronavirus con il nostro amico della radio Francesco Micosti. Ciao Francesco. Ciao Elia e buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio. Allora, io Francesco ti vedo molto attivo sui social, in particolare contro chi parla che in questo momento bisogna sospendere anche il diritto alla protezione dei dati e alle fisime sulla privacy. Sono fisime quelle sulla privacy? Allora, secondo me sono fisime, pensare che siano fisime le questioni legate alla protezione dei dati personali, perché come anche ricordato da Antonello Soro, il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali italiana, noi ci troviamo oggi a parlare di coronavirus in tutte le salse e ci troviamo di fronte a una situazione che probabilmente noi non conosciamo o non ricordiamo direttamente, una situazione di emergenza così pressante, e in tutte le situazioni di emergenza ci possono essere delle compressioni ai diritti anche fondamentali per cercare di uscire quanto prima da questa situazione. Tuttavia, quando si va a comprimere un diritto bisogna stare attenti, perché bisogna sempre bilanciare i diritti in gioco, e quindi le condizioni, l'emergenza, che comunque può rappresentare una condizione giuridica che legittima la compressione anche di libertà fondamentali, deve essere però sempre proporzionata all'esigenza di contrasto del fenomeno di fronte al quale ci si trova, e nel nostro caso la pandemia di coronavirus, è solo ed esclusivamente per il tempo in cui dura l'emergenza, perché stiamo attenti che una eventuale abituarsi alla compressione delle libertà potrebbe essere dannoso nel momento in cui non ci sia più la esigenza di contrastare il fenomeno emergenziale. Detto questo, quello che bisogna considerare è che la privacy non è un totem, non è un qualcosa di inviolabile, così come anche altri diritti. E quindi è ammesso, senza che ci sia necessità, come invocata da più parti, di una modifica delle norme in tema di privacy, senza che ci sia bisogno di alcuna modifica, proprio perché anche lo stesso regolamento europeo per la protezione dei dati personali fa riferimento, ad esempio, considerando 46, le situazioni di epidemia, e anche il compianto Giovanni Buttarelli nel 2015, a proposito della diffusione di Ebola in Africa, parlava appunto degli strumenti, delle nuove tecnologie che possono essere messe in atto, allora nella vigenza della vecchia direttiva europea sulla protezione dei dati personali, oggi in vigenza del GDPR, senza necessità di alterare l'impianto normativo che noi abbiamo. Quindi il GDPR è già pronto anche a far fronte a queste evenienze. Quello che non può essere ammesso è, come invocato, ripeto, da più parti, una sorta di sospensione della privacy, perché la privacy, d'altronde, tutto sommato è una fisima, è un qualcosa che limita, che ostacola, che non ci fa raggiungere l'obiettivo di regalare una buona salute pubblica a tutti. In realtà non è così, si tratta di interessi che vanno bilanciati. Certo, non è semplice il bilanciamento, è volta per volta, caso per caso, bisogna capire dove bilanciare e come bilanciare. E quindi non è una questione di dover scegliere preferisci la privacy del singolo o la tutela della salute pubblica. Questo sarebbe un'operazione completamente sbagliata. Si tratta invece di contemperare le esigenze. In che modo? Ad esempio, e questo è un qualcosa che è stato disposto anche dalla normativa di emergenza dello scorso 9 marzo, il decreto legge 14 del 2020, dove si in linea con il GDPR, senza derogare al GDPR, perché ovviamente il legislatore nazionale non può derogare a una disciplina europea direttamente applicabile come un regolamento europeo, posto che altrimenti l'Italia rischierebbe una condanna, e comunque in un giudizio anche di fronte a un giudice italiano, il giudice italiano sarebbe chiamato a disapplicare la norma nazionale interna in contrasto con la norma regolamentare europea. Quindi non è quello il problema. Il problema è un altro, che non dobbiamo
porci di fronte questa alternativa. Vuoi la libertà del singolo, il diritto alla protezione dei dati personali del singolo o la tutela? Bisogna contemperare come? Valutando caso per caso. Dicevo, nella disciplina di emergenza del decreto legge 14 del 2020 è contenuta una norma che esclude in ogni caso, e quindi l'emergenza non potrebbe mai giustificare la diffusione dei dati relativi allo stato di salute di chi che sia. Quindi questo è in linea con il GDPR, non è una deroga. Si danno alcune puntualizzazioni su alcuni aspetti che eventualmente poi vedremo. Quindi non si possono diffondere i dati relativi allo stato di salute, cosa che invece è avvenuta in altri paesi in cui il GDPR evidentemente non manifesta i suoi effetti. Pensiamo alla Corea del Sud, a Taiwan, alla Cina, dove si è creato un sistema. Penso alla Corea del Sud. In Corea del Sud il sistema tecnologico di contact tracing, cioè di tracciamento dei soggetti contagiati in modo da determinare con quali altri soggetti possano essere entrati a contatto e in quali luoghi siano passati questi soggetti, in quale momento, sarebbe importante anche per noi, è importante anche per noi perché noi sappiamo che i mezzi di prevenzione e di cura sono limitati. Quindi, se noi riuscissimo a mirare l'azione di prevenzione e di cura, ottimizzeremmo questi strumenti. Pensiamo alla disponibilità di mascherine. Le mascherine sono finite. Pensiamo alla disponibilità dei respiratori artificiali. Non sappiamo come dislocarli sul territorio per far fronte a questa emergenza. Oppure pensiamo ai tamponi faringei. Sono tutti mezzi che comunque sono limitati e un'ottimizzazione con l'aiuto delle tecnologie sarebbe auspicabile. Ed è possibile col GDPR, cioè ai tempi del GDPR è possibile utilizzare le tecnologie e il tracciamento, però a differenza di quanto avvenuto in Corea del Sud, dove ad esempio il governo mandava degli SMS massivi a tutta la popolazione, in cui venivano date delle notizie per la salvaguardia della propria salute apparentemente anonimizzate, in realtà contenevano dei riferimenti in base ai quali, con una semplice ricerca su internet, io riuscivo a risalire a identificare il singolo soggetto di cui parlava quel singolo SMS governativo e quindi scoprire che, ad esempio, Tizio aveva frequentato un corso di molestie sessuali e che aveva ricevuto il virus dal suo istruttore, oppure che Tizio e Caia, che non erano tra loro sposati, si sono trovati, o sposati, si sono trovati in un determinato luogo e quindi venivano anche coloriti da tag tipo adulterio. Quindi tutta questa diffusione di informazioni a un certo punto, nella stessa Corea del Sud, ha portato, e questo risulta da un reportage della BBC, ha portato alcune situazioni delle persone a dire: io avrei preferito morire di coronavirus piuttosto che fossero state diffuse queste mie informazioni, perché io sono stato rovinato dalla diffusione di queste informazioni. Quindi dobbiamo stare attenti a tutelare sì la salute pubblica, ma anche a tutelare il singolo. Ci sono stati anche casi, ma questo non riguarda la protezione dei dati personali, in cui diciamo così, l'intelligenza, tra virgolette, umana ha sfruttato anche il timore che ruota attorno a questa pandemia, per commettere dei reati, ad esempio delle estorsioni. In Corea del Sud si sa che se un locale, un ristorante veniva frequentato da un soggetto che era stato contagiato, probabilmente quel ristorante sarebbe chiuso e quindi qualcuno si inventava questo stratagemma. Io vado dal ristoratore e gli dico: se non mi dai 1.000 euro, ad esempio, dico che ieri ho cenato qua. Quindi vengono Ci sono utilizzate delle queste situazioni paure. veramente Esatto. incredibili e ecco, è importante però quello che accennavi prima, e cioè che non serve una deroga alla privacy, ma già la disciplina contiene al suo interno già delle
le modalità per effettuare un bilanciamento con, diciamo, il diritto comunque alla salute pubblica. C'è da dire un'altra cosa, Certo. però, che leggo sempre più spesso sui social che in queste settimane comunque tragiche, frenetiche, insomma, in cui siamo veramente occupati, no, tutto il tempo in questa situazione, sono tanti cittadini tentati da un sistema distopico che dicono: ah, ma io, diciamo, vorrei anch'io, no, come in Cina, come in Corea, sapere chi si tratta. Soprattutto vedo anche a livello di stampa locale qualche informazione in più è fuoriuscita, no? E quindi persone che sono tentate nel dire: vogliamo sapere chi è l'untore, c'è questo rischio della caccia all'untore. E ho visto che il Comitato Europeo dei Garanti per la Protezione dei Dati Personali è proprio uscito con un documento cercando un po', no, di rispondere anche a questo tema, giusto? Cioè che comunque non è necessario un trattamento di dati personali per garantire, diciamo, questo livello di informazione. Esatto, ma addirittura fa riferimento sia al caso in cui dei dati personali vengano trattati, così come avviene anche in Italia. In Italia, per contrastare il fenomeno del coronavirus o COVID-19, dei dati personali vengono utilizzati, ma vengono utilizzati e trattati così come prevede questo decreto legge 14 del 2020, soltanto dai soggetti deputati alla gestione dell'emergenza e quindi Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, Protezione Civile e altri soggetti strettamente e intimamente collegati alla tutela della salute pubblica. Quindi questi soggetti possono agevolmente scambiarsi anche informazioni personali senza dover richiedere il consenso del singolo interessato, proprio perché in quel bilanciamento tra l'interesse del singolo e l'interesse della collettività, in questo caso prevale l'interesse della collettività. Però che cosa dice sostanzialmente questa disciplina in materia di protezione dei dati personali? Sì, li puoi utilizzare, ma li devi utilizzare nello stretto limite in cui l'utilizzo, il trattamento di quei dati personali sia finalizzato e sia utile al raggiungimento di quella finalità, di quella prevenzione. In che modo? Ad esempio, facciamoci delle domande. È assolutamente necessario che il nome e il cognome di una persona infetta venga diffusa? Da più parti si dice sì, certo che è necessario. E a queste persone io rispondo: ma scusa, se io ti dovessi dire il nome e il cognome di una persona che vive nel tuo quartiere, è probabile che tu nemmeno la conosca. Anzi, è altamente probabile che tu non la conosca. Pensiamo alle grandi città, non sto pensando al piccolo paese di provincia. E quindi il nome e il cognome probabilmente sarebbe inutile, ma allora tu mi chiederai un qualcosa in più, mi chiederai la fotografia di quella persona perché vorrai poterla riconoscere. Effettivamente questo si rischia di risolvere in una caccia all'untore ben descritta da Manzoni nei Promessi Sposi, dove si fa riferimento al chiacchiericcio della popolazione. Quindi nel 1630 a Milano non c'era internet, ovviamente, quindi le informazioni non circolavano così velocemente, però comunque l'esposizione a rischi di persone additate come untori c'era e c'è anche oggi. I casi di cronaca ce lo dicono ogni giorno delle persone che vengono vessate, minacciate o ancora peggio, sottoposti a lesioni soltanto perché magari hanno dei tratti orientali e quindi sono sicuro, è un sicuro indizio di portatore di coronavirus o chissà quali altre voci. Bilanciare è difficile ma è possibile, quindi la European Data Protection Board, l'ex Article 29 Working Party, che è un comitato europeo per la protezione dei dati personali, soggetto istituzionalmente disciplinato dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, proprio oggi, con un comunicato del presidente Andrea Jevinek, ha messo i paletti sulla modalità attraverso i quali i dati personali possono essere trattati anche durante l'emergenza. Quindi li trattino soltanto i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza. Laddove non necessario, i dati non devono essere diffusi. Ovviamente, nella situazione ottimale, la gestione dell'emergenza, che fosse possibile solo ed esclusivamente sfruttando dei dati anonimi, cioè
dati dai quali non si potrebbe in alcun modo risalire al singolo, alla singola persona fisica, allora lì non ci possiamo porre nessun problema di privacy, proprio perché il GDPR non si occupa dei dati anonimi, si occupa dei dati personali. E allora l'altro profilo è, nel caso in cui invece noi volessimo utilizzare dei dati personali, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo adottare i principi generali del GDPR e quindi procedere alla minimizzazione del trattamento e quindi utilizzare solo ed esclusivamente i dati personali che siano assolutamente necessari al raggiungimento della finalità. Se non mi servono, io non li devo utilizzare perché espongo a rischi, un soggetto trattando dei dati che non erano nemmeno necessari per il raggiungimento di quella finalità. E quindi tutti i principi generali, tra cui la minimizzazione o il trattamento da parte solo ed esclusivamente dei soggetti che possono fare qualcosa nell'emergenza, quello ci consente anche di utilizzare di strumenti a intelligenza artificiale, algoritmi, quello che vogliamo, che trattino i dati personali della popolazione in modo da ottimizzare le risorse impiegate e tracciare anche i soggetti coinvolti dal contagio. Poi ovviamente non c'è solo il GDPR e lo dice l'European Data Protection Board, cioè dice attenzione perché quando parliamo ad esempio dei dati di geolocalizzazione che noi possiamo andare a chiedere ai gestori di telefonia mobile che dispongono di questi dati, anche lì le autorità pubbliche possono richiederli, però possono richiederli adottando sempre quelle cautele che sono previste dall'articolo 15 della direttiva di privacy, che sono sostanzialmente dei criteri e dei principi generali analoghi a quelli di cui abbiamo parlato sinora a proposito del GDPR, quindi il principio di liceità del trattamento, quindi trovare una base giuridica a trattare quei dati personali, principio di minimizzazione dei dati, cioè utilizziamo solo ed esclusivamente i dati personali che siano utili e necessari al raggiungimento della finalità, evitiamo una rincorsa un po' come avviene in natura, quando gli squali trovano del cibo e vanno Ci in vanno. effervescenza, Ma sì. sai cosa, Francesco? Io vedo questa tendenza che a ricorrere di nuove fattispecie, no, pratiche, subito si incita a una nuova normativa, servono nuove regole, Esatto, anziché fare quella esatto. che dovrebbe essere l'attività del giurista di andare a interpretare, a ricostruire le norme che già ci sono per vedere se già Esatto, quelle sono esatto. Ma sufficienti. normalmente chi invoca nuove regole è uno che non conosce neanche quelle esistenti. Faccio l'esempio: in passato c'è chi invocava delle nuove norme per contrastare la diffamazione online. Ma guardate che c'è già la norma, Sì. che è già così. Oppure altri soggetti che dicono: ah, vedete, c'è bisogno di una nuova norma, il GDPR non lo prevede. Magari vi dice: vedete, il GDPR prevede la possibilità di uno stand-by, e magari vi piazzano lì davanti agli occhi il considerando 46. Magari hanno letto solo quel considerando 46. A queste persone mi viene da rispondere con l'antico brocardo latino. Tanto i giuristi vivono di latinorum, quindi ogni tanto noi abbiamo bisogno di ripararci nel latinorum. In civile mi dice: regi perspecta, un aliqua particula eius iudicare per rispondere, cioè non è che mi Oppure punti anche con con l'antico questo. brocardo napoletano, assorata, insomma, voglio dire. Esatto, non è che mi puoi prendere una porzione di una norma senza aver letto tutto il resto. Quindi prima di invocare delle nuove norme, assicurati che le norme attualmente esistenti non disciplinino già quella situazione. Quindi è preoccupante perché ogni qualvolta nel nostro ordinamento un'emergenza o comunque un qualche argomento che susciti l'indignazione popolare o che inciti a o che comunque porti la popolazione a ritenere quasi accettabile una diminuzione delle garanzie, è proprio lì che si insinuano i rischi maggiori per la democrazia. C'è un termine, una parola abbastanza divertente nell'ambiente nerd hacker, che è pedoterrosatanismo.
L'iperoterosatanismo è una parola che è riferita alle situazioni in cui, di fronte a determinati argomenti, nessuno direbbe di no. Questa norma viene introdotta per contrastare il terrorismo. Sei d'accordo? Chi direbbe di no? Tutti direbbero sì, assolutamente, sono d'accordo a rinunciare a una parte delle mie libertà. Però stiamo attenti perché molto spesso ci viene chiesto di rinunciare alle nostre libertà e ci viene chiesto di farlo a tempo indeterminato anche oltre l'emergenza. Altra cosa Ma poi ci siamo già che... passati 19 anni fa, voglio dire, abbiamo anche Esatto. ampia letteratura su quello che è successo dopo. Esatto, e l'altra cosa sulla quale volevo concentrare l'attenzione è l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto legge 14 del 2020 che dice: attenzione, tutte le misure di semplificazione, alcune delle quali non era nemmeno necessario che venissero indicate, tra le quali, apro una parentesi, il fatto che gli autorizzati al trattamento possano essere autorizzati, chiedo scusa per il gioco di parole, anche oralmente. Ma il nostro codice della privacy non dice nulla, rimette tutto alla discrezionalità del titolare del trattamento. Quindi già anche in assenza di quella norma si sarebbe già potuto fare così, nessuno si sarebbe potuto lamentare. Il problema poi eventualmente sarebbe nel dimostrare come si è adempiuto alle norme in materia di privacy, quindi in ambito accountability o responsabilizzazione o rendicontabilità di ciò che è stato fatto per tutelare i dati personali, verrebbe più difficile in assenza di un foglio scritto, di un foglio di carta, di una base su quello che è stato fatto. Però, ripeto, l'ultimo comma dell'articolo 14 si concentra su questo fatto, ci dice: attenzione, tutte queste misure di semplificazione e di agevolazione dello scambio di informazioni, di dati personali tra i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza coronavirus, una volta cessata l'emergenza, e la cessazione dell'emergenza la dichiara il governo, una volta che io ti dico: stop, l'emergenza è cessata, tu devi riportare la situazione allo stato di normalità. Quindi, se tu hai raccolto dei dati per la finalità di emergenza, l'emergenza cessa e tu ti ritrovi un pacchetto di dati personali, non è che li puoi riconvertire per un'altra finalità e quindi dici: vabbè, ormai ce li ho adesso. L'unica cosa che potresti fare è anonimizzarli e creare una banca dati di dati anonimi, ma non riutilizzare i dati personali per finalità diverse per i quali erano stati raccolti i dati personali. Anche questo lo dice la norma di emergenza. Quindi, coloro che, invocando un sistema analogo a quello della Corea del Sud, dicono: ma vedete, abbiamo il decreto legge che lascia ampi margini a creare dei sistemi analoghi a quelli della Corea del Sud, dell'Iran, di Taiwan, di Israele. Ci sono vari paesi in cui viene introdotto un contact tracing massivo e molto incisivo. A quel punto noi gli diciamo: no, guarda che la norma dice tutt'altro. La norma dice che comunque puoi in qualche modo semplificare il trattamento dei dati personali, ma la protezione dei dati personali non è in alcun modo messa in discussione o messa in stand-by o piegata alle esigenze di contrasto al coronavirus. Poi c'è anche chi dice sui social, ma a questo dovremmo essere abbastanza abituati, che la privacy non esiste perché ormai tutte le persone pubblicano i loro dati sui social network. Questa è una considerazione abbastanza banale e semplicistica e anche sempliciotta, perché anche questa situazione è considerata in alcuni punti del GDPR, in cui si dice: ovviamente non potrai andare a lamentarti di una lesione dei tuoi dati personali se quei dati personali sei stato tu stesso ad averli diffusi. Quindi il diritto non può farsi paladino di tutti gli stupidi, però è ovvio che il diritto e quindi le garanzie
noi che possiamo a ben ragione, a ragion veduta, dichiararci un paese democratico all'interno di un'Europa democratica, possiamo stare tranquilli che non vi è una regressione nei diritti. L'unico aspetto da considerare è che ci dovrà essere un bilanciamento. Sarà difficile, ma niente è semplice durante questa emergenza, però le tecnologie potranno essere utilizzate per aiuto, sostegno al contrasto al fenomeno del coronavirus. Sicuramente è un qualcosa di cui dobbiamo essere fieri, comunque questa disciplina che ci caratterizza rispetto a questi stati orientali, medio orientali, dove Certo. invece appunto non vengono tenuti in considerazione questi principi così importanti. Certo che è importante che noi giuristi, insomma, cerchiamo di in qualche modo fare un'attività di divulgazione perché diventi anche un patrimonio comune per tutti i cittadini che, insomma, in qualche modo, anche non essendo tecnici, fanno queste domande, forse alcune banali, altre no, no, sulla privacy. Francesco, Esatto. grazie, grazie veramente per il tuo contributo. Grazie a te Elia e un grazie agli ascoltatori per essere arrivati fin qui. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.